Gianluca Guidi, di nuovo al brancaccio, con, manco a farlo apposta, aggiungi un posto a tavola. Sì, sì, sì. E come dicevi, è diventata per uso capione familiare. Sì, è un fatto di uso capione della famiglia, sì, esattamente, sì. Che cosa si prova a portare in scena nuovamente lo stesso spettacolo? Come si riparte, come si ritrovano le motivazioni per andare avanti con uno spettacolo di successo, ma che si è portato in giro già per tutta l'Italia? Beh, io sono sempre un po' tentato di considerare questo che facciamo un lavoro, come tale va fatto, insomma, non c'è grande... Non è che dici adesso affrontiamo... No, ma è un lavoro che va fatto come tutti gli altri lavori seriamente, e quindi ecco la motivazione è quella, essendo un lavoro e siccome bisogna rispettare, e ringraziando il Signore che c'è, finisce lì, insomma, si fa. Quello piuttosto che magari affrontare una nuova produzione. Beh, ma prima devi dargli il tempo agli altri di vederla, perché sennò noi abbiamo fatto tante giornate di lavoro l'anno scorso, ma in poche piazze, perché abbiamo tenuto moltissimo qui a Roma. Con grande successo, tra l'altro. Esatto, grazie. E, faremo anche quest'anno, però poi andiamo a Milano, poi andremo di nuovo a Torino, andremo a Reggio Emilia, facciamo fino a fine aprile, dall'inizio di novembre fino a fine aprile, che denota un successo della produzione, perché altrimenti non si potrebbe, come dire, avere una tournée del genere. Come si dice, squadra che vince non si cambia. Assolutamente. Quindi saranno tutti quanti al loro posto come lo scorso anno. Assolutamente sì. Compreso il grande maestro Garinei. Enzo Garinei, che sarà la voce di Dio, la voce di lassù, come viene chiamato da Garinei e Giovannini. E ci segue in tournée, viene con noi e parla anche lui dal vivo, live con noi in tournée. Però prima hai raccontato un aneddoto in conferenza stampa molto simpatico su Garinei e le sue escursioni. Garinei sveglia, è il primo che arriva in stazione a prendere il treno, perché è felicissimo di partire, l'ultimo che va in stazione a prendere quello che lo riporta verso casa. Nel frattempo compie escursioni nelle città dove andiamo, va per strade, musei, questo, quella. La sera arriva e dice: sono un po' stanco, è in giro da 9 e un quarto del mattino, ucciderebbe a me. Lui ha 92 anni, regge molto meglio di me. Senti, ma invece una domanda che immagino ti verranno fatti in 100.000, no? Tuo papà, che giudizio ha dato della tua giungi a posto a tavola? Non abbatto nessun giudizio, è stato piacevolmente, è venuto a vedere la prima, ha detto che era un bello spettacolo, che gli era piaciuto, basta, finisce lì. Hai in programma qualcos'altro per questa stagione? Oppure... Beh, già mi sembra tanto, sì. Insomma, 7 mesi così, quindi adesso vediamo il da farsi verso marzo dell'anno prossimo. Ricordiamo magari le città in cui sarete. Volentieri, allora c'è Roma, Milano, Firenze, Torino, Reggio Emilia, Brindisi, Bari pure andiamo, Senigallia, chi più ne ha, Firenze l'ho già detto, ma queste sono le piazze. Quindi facciamo un invito finale a venire a vedere lo spettacolo al Brancaccio. Venite a vedere lo spettacolo al Brancaccio, perché comunque, indipendentemente da chi lo fa, è un classico italiano, è una cosa made in Italy che ha funzionato in tutto il mondo, quindi merita di essere rivisto più volte, io credo, insomma. Perfetto, grazie a voi.